che sponfasi in un fevelade riguarda gli smultis. Ecco, all'Ena Sud un comitat Mobi Città e Parcheggi Selvaggi, ecco, dedicato proprio a te, al fatto che le macchine ormai le smette in dappertutto. Se uno dire che attai su una macchina dentro questi appartamenti non stai smaraveassi, perché ormai le diventate tutte possibili. Io disse prendi tutte buondia un dei rappresentanti dal comitat che ha dentro WWF Italia Nostra e amici di Beppe Grillo, il comitato Peduni e Ciclisti di Udine. Vin Roberto Pizzuti, presidente dal WWF. Buondì Roberto. Buondì, buondì a tutti. Dunque, e al telefono, dato che Calecchelca l'ha intervenuto al comune di Udine, vin l'assessore Lorenzo Croattini. Buondì assessore. Mandi, ecco, benvenuto. Dunque, bisogna dire che avesse fatta anche un scandale, l'assator proprio te, a controllare i numeri che vi ho dovuti in 2 ore e vi faticò a essere in 733, non stiamo scherzando, macchine che proprio erano metude in poesia che non potevi mettere, non è vero? Sì, sì, ma vuoi specificare che il lavoro non lo vien fatto no ambientalist così, ma l'ha fatto il studio che il comune ha fatto realizzare a una società specializzata che si chiama Plan Urban de Mobilità e che i lavoratori sa chi e hanno fatto loro questi rilevamenti, quindi un dato che può dire ufficiale. Ecco, un dato ufficiale, quindi, insomma, che non è ufficioso fatto di qualche dun. E vuoi se domandai un po' più di severità, ecco, quindi queste persone. Dopo io ti farai anche descritti che perché non sono sempre il nome che guidano le macchine, sono anche qualche dun di che guida le biciclette, che forse. No, no, te... ma bisogna essi parduci, anche i pedoni che attraversi in furdastrisi sale la possibilità. Il nostro discorso alla di sei parduce o sin coscienza alla di sei responsabilità parduce, certo che le macchine ha da più fiat perché è più pericolose per via da velocità, più ingombrante, quindi se le metti sul marciapiede non è le stesse robe di fermarsi a Tabaia fra pedons o con una bicicletta a man sul marciapiede. E quindi il problema è in che senso più grave per il fatto appunto che sono centenars di casi di violazioni quotidiane che purtroppo sono in bande contravvenzionati, ma in tante bande no, purtroppo. E questo al bares di sei invece una das una das jambis di che attività per migliorare la qualità di vita a Udine, assieme al miglioramento quindi l'inquinamento atmosferico e acustico, anche la vivibilità dovuta alla civile convivenza e quindi il rispetto delle regole è di sé una roba importante che bisogna portare in denante, certo qui mi è a disposizione, ma tanti svolti bisogna organizzare io con più precisione e con più determinazione politiche. E il fatto che sì, è tante la int che contravenga allora dire che sono votos contrari, per cui bisogna probabilmente qualche alla che di, saldis l'assessore magari disarance questo. Beh, io non sai se che al rispuinte l'assessore Croattini, ma lei è stata l'unica la dite che e sarà più severità de bande dal comune di Udine perché che fa in queste robe un po' che ecco bisogna dire magari alle clar un al po' giunta e su un'altra città sa che succede di pies tutto al po' sei di se par soli si chiale il mio no il PS, anche se ultimamente alle chieste vizi, però sì, mi pare che è una situazione che sta un po' degenerante, non è vero, assessore? Ma degenerante io non disaresse, è una situazione critica che ha di sei tenute di voli. Il WWF non sa tal sua comunità contestata che si impassasse dal 90, dal 2009 al 2010 da 32.000 a 27.000 multis. Ci sta le vere, però l'anno passato, il 2011, i sintornasse su a 31.600, quindi vin recuperate. La nostra intenzione è di continuare a stare in guaita praticamente, perché le richieste che non vengono dai cittadini di controllare di una banda e che chi secondo me è le robe più importanti per pericolosità, le velocità delle macchine sono ridotte le periferie e dai dialoghi che portano in Audi di che altre bande il divieto sono ridotte ZT
RTL. Come che dicevi, sono richieste che non vengono dai cittadini e poi dopo anche per rispiette des regulis. Quindi la nostra intenzione è di continuare a stare in white. I sindaura viodi cul per quanto riguarda le velocità, le possibilità di mettere in accordo col prefetto che ha di danus le autorizzazioni des centralinis fissis per rilevare le infrazioni. Come che quindi metti delle telecamere per l'ingresso e ZTL. Quindi le nostre attenzioni è venuta l'intenzione di continuare. Purtroppo ovviamente sono delle difficoltà oggettive. Il rilevamento, come che diceva giustamente Pizzuti, lo viene fatto non per sapere c'è che viene di fronte e quindi il savin che sono tante macchine in divieto. Qualcuno si ferma 5 minuti, qualcuno si ferma ben poi, che di 5 minuti è difficile di chiappare. Sicuro. Qualche volta forse un ninin di tolleranza. E uno, ecco, ma non è che è il problema è chi è a resone che dal comitato Mobi Città, alle che c'è, se perché su Mattia Pite stanno lì anche i miei giore. Proprio queste mattine passavi su via Mantica, lì a ieri una macchina parcheggiate davanti al bar, cioè davanti al bar non è possibile che siedi un'attività tanto necessarie che non si può. Ma io ti conti una poi assurde. 30 metri, cioè 30 metri salire puest do lapo dei metri, quindi è una maleducazione, cioè io non dico se di dove i controlli di fa, bisogna fare una campagna di sensibilizzazione con i cittadini che si comportano in che maniera, chi non è una roba di repressione ma anche le robe di educazione e compagnata pure. E beh, le robe che mi è sempre che mi ha fatto specie una volta è che un si è fermato per giù con le smacchinute stal bar in tun dai bars chi sotto de zone o eri lì dentro, quindi hai assistuto alle scene, erano le macchine parcheggiate così tra mezze strade qui lampeggianze, ecco che il ca all'era gli entrati per giù a quelle smacchinute, se un cerpon si sono arrabbiati spazio che si era in liberarsi il parcheggio, lei non arrivava a entrare, e lì si è scuvier che ca non disse ecco, le peraule, le prime due peraule scaladite, però era infastidito perché non lo lasciava in, cioè che il cala parcheggia parla già con le macchinute, cioè quindi effettivamente questa è una roba una roba stia simile proprio di macchinute qui sa se le stesse queste. Mi è capitato a me quando ho insistito sulla dentro a sollecitare che aveva parcheggiato male, allora proprio bloccava la pista ciclabile, sì. non arrivava in saltafur di un'entrata lì di un condominio. E che il chi, qua anche oggi hai detto che alla di spostarsi, alla dite ma che ti frega a te, no? Come se fossi in robis personali e non si capisse che è un fastidio che porta a tutta la collettività e magari che anche i cittadini stessi hanno di collaborare personalmente anche per sensibilizzare che i casi sono manco regolari. Cioè che come che non facciamo fotografie, scusi, e purtroppo per motivi di privacy non mettiamo la targa o non facciamo sì. Mettiamo in bore le leggi sulle privacy, non mettiamo in vista anche la musa, ma sarebbe una roba di fa così perché sono robe vergognose, come che spuda per strade, come fa altri robis quindi il ben pubblico. Ecco, forse te ecco lei di dice come la sa i regalus dai chiens che si partono a tor che hanno detto anche e sono corresse, ecco, non si può dire il contrario, ma hanno detto anche non lo sono e ogni tanto bisogna fare anche qualche slalom Jenfri in marchepiso, allora magari chi sono anche tanti amici des besties, però probabilmente non sono amici dei humans, ecco, anche non si è amici delle stesse specie, vuol dire che dentro tal casselotte Kranich Hulk non va assolutamente. Ecco, assessore, le domande venne spontanee, che mi infevelate di repressione ma anche di educazione, cioè, non si fa a educare i cittadini di Udin ma anche chi vengono a doprare in una maniera in che altri Udin. Ma sull'educazione il problema è un errore è complicato. Beh, ovviamente sono d'accordo con ciò che è stato contato fin come. Io non so se chi hanno i chianze sono amici dai chianze o dai oms o di nessun dei due di tutti e due. Di sicuro sono dei sporcacchioni se lasciano per strada. Come di maleducate e anche strafotente, andè a torre.
Intervigni, è un po' un problema lungo e complicato, si partisce da famè, si continua da scuola, da istituzione se vi è indenante. Come amministrazione, chiaramente, non vi compete di gestire con gli sforzi che vengono, i vigli che sono 85, 80 volte per di chi ha poco. Pensavi di poi, E non sono tantissimi, se poi dopo è anche un errore di iniziativi, se tutti lo hai veduto poi di mattina, passavi anch'io in bicicletta in quel momento che lui faceva le fotografie. Ti appaite esempio dall'assessore, di me che voi apite, insomma, dai. Sì, ma chiaramente bisogna intervenire e sta attenti. Però tutte le società dici che vengono di migliorarsi. Sì, basta là, fuori dal confine italiano, che mi preoccupa, basta là e tu stai donge le strisce spedonai e turisti ti fa una colonna di macchine ferme, perché ti lasci la precedenza e tu non allora. Ti sei snancia in a quarta, chi di noi altri aumenti la velocità, sapete, no, non la vero, io tante volte e sono più che ti fai che si fermi. Sei d'accordo con l'assessore? Attaccarà, ma non ci metti insomma con quel calè in Austria e tu hai sempre di dimostrare che tu hai di passare. Sì, anche aspetta un di 20 anni fa le situazioni di che bande migliorare e ha di migliorare anche mo, perché che non si anche mo al mio sui parcheggi anche a me tante volte mi fanno vigni sulle foto, c'è mucca si dice gli odi le macchine sulle piste ciclabili, qua anche dopo a 50 metri se la possibilità di parcheggiare senza fastidi. Per indi arriva anche con gli smulti a educare i cittadini. Mm-hmm. Bisogna anche vedere l'organizzazione, se è possibile di giuntare persone che fanno il volontariato davanti alle scuole, si muta che i vigili avete la possibilità di regolare il traffico e di sanzionare, per esempio. Una roba inverosimile che per esempio in via Treppo le scuole lì sulle curve lì sono macchine in divieto di sosta di là che può passare in quintriman l'autobus o anche ciclist, ecco lì sono macchine in curve che ostacolano la visibilità e ostacolano la careggiata e quindi al rischio di incidenza anche grave e lì la sensibilità è nulla perché i genitori sa portare il figlio proprio del Nant da parte delle scuole se potesse importarlo direttamente in classe, quindi è una roba grande come che dal problema dell'inquinamento dall'aria che bisogna sensibilizzare e che i moments come che i disacchi di le varie concentrazioni di polvere sottile hanno di sei sfruttati al massimo per far capire qual è il problema, quindi non hanno di sei domi ambientalisti che dicono sono 50 morti all'anno per cause di malattie respiratorie legate all'inquinamento, non altro vince a parte che è dato dall'azienda sanitaria. Sì, lo sai, tra varie occasioni anche di fevelà di chiesti, intorno a spuntare del futuro. Bisogna fare sensibilizzazione tra i momenti di crisi come che di inquinamento e fai molto che la int alassi a chiase la macchina il più possibile, parlo tra i miei pubblici e gli sbicicletti, o a manco il cavegno a vore in quattro par macchine e non un par om, che costa quattro volte di parcheggio, quattro volte di inquinamento e gli srobi senza besa potresti funzionare. Sperare che un po' di crisi a facessi metti in conto un miglioramento di condivisione dall'auto, ma ovvio che non è anche mo arrivata a queste. Sì, prego, assessore. Sì, no, volevi dire, per tutti il diserve di mettere i volontari fuori da scuola. Sì. Se noi, i sindauri, a fare anche chiste, e vinciamo un 4-5, così clamare, non i vigili, che non danno una mano. Però, chiaramente, non detta anche, perché in città non è così tante inte bramose di dare una mano e amministrazione, eccetera. E per cui proprio te a Torlis voto mie gioco cioè, anche per tutti voi faceva le fotografie i vigili sono impegnati fuori da scuole per tutte le frusche attraversi
è una questione di priorità. Alle vere, ad esempio in via Treppe, che è una situazione critica, le robe che bisognerebbe di capire è che sì, chiaramente lì non è una possibilità di fermarsi un momento a lasciare i frus, però è anche vero che fermarsi in curve e là dentro a accompagnare il frutto e fermarsi a tabagliare 5 minuti con che satris mammi su quelle mestre non è una roba possibile. E così anche in via Glemone mi hanno detto sì, ma tutti gli sbandi su là che sono gli squelis, anche perché che purtroppo te squelis anche perché lì è una scuola privata e forse te le int vengono in int di tutti gli sbandi, ma in una scuola elementare normale l'80% dei frusse vengono dal giro di 2 chilometri e quindi al manco il 60% dei int avresti di arrivare a pite, purtroppo non è. È una questione di abituarsi, no? Le prime robe che dicevo, o pure frutta, le frette, al pluf, eccetera, us garantis che là anche in bicicletta o a pit, col freddo o anche con le ploe, non influisce negativamente sulle salute del frutto. Allora un lavoro più per salute abitua al frutto a non chiamina mai. E sul pedibus c'è di... Assessore, ecco il pedibus che è stato anche criticato, no? A Udin Banci, se qualche volta chi ha Udin Banci e Furber, se qualche dun chi dentro alla dite in un programma che bisogna avere le libertà di mettere le macchine un po' dappertutto, ecco, che voi altri sa Udin e se sono un po' tristi, chi sono per aula e sono state sdite, se può essere anche ripetile tranquillamente. Allora, chiatare le strade giuste è sempre un errore difficile, come che dicevi prima, se non le può essere fermare in bande, fa dismontare il frutto e la via, si combina e non si crea un problema, e che il calpasse all'ha di capire le situazioni e rallenta anche lui e non sta a impuntarsi più di troppo una piccola sì, così sin qui da qua, sì. Il pedibus è una roba importante che non viene sempre difenduto, ma anche lì il pedibus alla di si fa po' dopo autonomamente dai genitori, perché che se il comune alla di pagare le inte per condurre i frus a scuole, questo non è. I vin di fa mantigni i servizi scovin, metti in pins altri servizi, non è possibile. E poi dopo un genitore alla di rendersi, alla di fevelare con gli altri genitori, non si può spietare sempre la pappa pronta dal Stato, che sei di regione, comune o cecale. L'esperimentazione del pedibus è importante e si può dare benissimo portare in denante, però non si può delegare sempre a di che gli altri il frontare i problemi che duci e anche organizzazione di vita di ogni dì. Bene, insomma il discorso mi pare scletto dall'assessore. Ecco, io dicevi prima anche vim fevelada gli automobilisti che sono i piese che i vere ho tu ragione all'assessore Croatini sul fatto che è stato un miglioramento sulle strisce spedonali, non sempre se di disegnare no. Ecco, però è stato un miglioramento, a me è dispiaciuto ogni tanto, io ho fatto finta di passare proprio per educarmi, mi è dispiaciuto che a 3D chi sotto le siore che ha chiappato di bot, perché che ha chiappato che il salt che è chi denante di fronte a regione, però d'altre bande io avevo ragione, ecco, non lo hai fatto a sorpresa, gli è che dava per scontato che io la sapevo passare, ma queste è una roba che succede ogni dì, bisogna stare tense, una volta addirittura mi è passato d'ogni un motorino che superava dos macchine in sosta, bisogna anche, ecco che d'educazione ho ragione però a Pizzuti, però anche in ascoltatori è chiaro che le situazioni se sono le più differenti, però se di base se le si vesse sarebbe le robe se la resi un pelud migliore. E dopo altri particolari sono anche i ciclisti e qualche volta i pedoni. Allora io capisco il discorso delle strisce spedonali, ad esempio se tu passi a Chiaudistria mi pare che sono 70 euro di multa fur delle strisce spedonali che tu le sai di donde, ecco che dal di subito le Sloveni attaccati in Austria le compagne, è chiaro che non tutte le zone sono compagne, bisogna farlo chiaramente, non si può come che fa qualche dunne traversare donde le strisce spedonali al mezzo strade che a 3D alle succedute ora in macchina con un'altra persona seduti in via Leopardi
in Vialledre, che int che si è buttato anche stava passando le macchine, che non hanno anche chiala, noi freava assolutamente di noi, alle capitali di fronte stazione, in dove che sono dei lavori, in chi periodo. Quindi l'educazione avrà in livello 2, non esiste in vittime e carnefici. Forse l'assessore non è d'accordo, neanche tu, sul fatto che sta degenerando. Io invece sto notando anche di 5 anni che questa situazione sta degenerando, perché tutte le chiappe in come scontate, ma forse fa parte di un problema di società in generale. Non so se caldisse il presidente dell'UVF Pizzuti. Ma potresti che sì, non hai dato spar di un confronto, sicuramente a poi essi certi miglioramenti come quella di spietà che il perdono sa, a passi che a seconda da zone, però crut no, dove induce i pues da città e tanto o crut anche che un po' di sei anche proprio un maggior individualismo, un maggior disinteresse per c'è che a lei un interesse comune, potrei sei, anzi se da altre bande hai la reazione per fortuna è contraria di tante inca si mette per lui in discussione che a Ciro di Fanis Robis congiuntamente con altri per migliorare anzi come fa in noi insomma così in una serie di associazioni che ci rindi di sensibilizzare l'amministrazione se la int le categorie economiche si cambia. Sicuramente se tu vuoi di puntualizzare anzi i ciclisti hanno i loro fastidi nel senso che alle comut corri sul marciapit quando non è già indicato in una pista ciclabile. Appunto. Sì, che potrebbe essere risolto facendo più percorso senso unix autorizzasse quintriman per le biciclette come che succede in tante città, certo che ha bisogno di spazi che non è una roba possibile da perduta. D'altre bande però in certe situazioni ho iniziato con la bicicletta a flank alla mia persona, quindi ho occupi un spazio più largo. Se o voi a pass dom stanno sulla selle pensi che non sei di un'infrazione pericolosa e quindi in tanti svolti. Però sì, è una roba di o anche le biciclette sono dei quarti se te poi sono in impistrenze e che vengono in nome tu magari giuste sotto dal muro di Tarres vengono tu liberamente su piccole robe sì, però sì. Piccole robe che se tu hai ogni tanto il team di girappe città di Udin perché le poste in là puoi eclatare ma non è nome che è di tanti altri su di subita tor pal Friul poi spui piccoli che sono anche pies ecco che queste sono piccole robe che però avrei sentito fare rifletti come anche queste ZTL assessor Croatini dove che di sera mi pare che gli entri in Chians gli As gli entri in Duce ecco Sinte io perché gli chi perché mi sa che se tu iarsere se tu sono dei quartis di via Mercato Vieri o perché gli chi perché mi sa che perché gli ha in place prendi mai o sai che tabagliave con tutte le persone ma se ti becchi ma figurati che non becchi mai nessunca è vero? Allora no non è vero. Tanta le che propite i controlli tal ZTL le sere e sì. Vengono in fasse. Chiaramente dopo de svoddis di sere i vengono una pattuglia che gira in tutte le città e sale un incidente la pattuglia e va da ur e sta da ur dall'incidente. Però i vin date come compito preciso di passare ogni tanto anche a controllare da multis all'interno dei ZTL le sere di gnot e i vin multis significativi se sono decine di multis ogni settimane che vengono da di gnot dei ZTL. Dopo puoi aggiuntare un errore sì, che dopo mi sarà ieri. Che ho veduto una brutta persona che ha ciappato una charte così che aveva lì e l'ha buttata in strada. Io mi sono avvicinata a queste persone per dirgli che se non è educazione a ponte buttare a partire la charte. In quel momento ho veduto che la charte era un suoi rosa, un suoi che era già stato scritto che macchine era in divieto di sosta. Quindi, che ha fatto 2 impressioni in tune volte
mi sono manco lume girato a pade. mi sono girato a Thor, all'era il visir che stava arrivando a constatare che questa situazione. Ah, quindi insomma qualche dun par fortuna alle pae, dopo bisogna vedere se si arriva anche a esigere la ma di che magari fai valere un'altra volta. Comunque all'area giusta sclarì, perché che se il comitato mobi città indula che sono WWF Italia Nostra, amici di Beppe Grillo, comitati pedoni e ciclisti di Udine, e volevano insomma sclarì, dato che sono saltasfura anche alle aldi ufficial indossores, e hanno notato che erano 733 indossores, quindi facenti cons che saranno 8 ore di d'implen a Udin, saranno 7.000 macchine sin di via. Cioè, non sono proprio te poche in tune città. Il problema è che sta degenerante, non tu può discriminare i marchepis, anche tal traffico in certe poesce centraie no dome, qualche dunti viaggia anche alle porte, anche tu chiamini istanti, insomma le tutte così belle, così buone. E l'assessore non si è assicurato, l'assessore Lorenzo Creatini, che e vi ho dato un po' anche di questa situazione, perché degeneri, ecco. Beh, 32 multi in un anno sono pochi, un dato all'ever aumenta sempre di più gli macchine scagiri, quella è un altro problema. Ecco, questa sarà di risolvi comunque sempre anche più grandi, che occupano sempre più i puesca, in cui ecco, sempre di più rispetto alle esigenze di spostamento, e poi sì, una certa sensibilizzazione ai vigili, perché che non è capitato proprio una persona, non è dite che sedi, anzi speri che non sia di fraintendute, non intendo che viene tutte la categoria, che la dite, beh poverini, questi in divieto di sosta dove possono andare, quindi non ha di sé assolutamente giustificazione da parte dai vigili, e quindi si fers dal punto di indicazione da parte di amministrazione dipendenza, pensi che al voli queste severità. Ecco, queste c'è che al domande il comitato Mobi Città, Lorenzo Croattini, assessore dal comune di Udine, che l'ha risponduto già sui giornali, che non si è risponduto anche Momior dentro di nostra trasmissione. Roberto Pizzutti, pal comitato Mobi Città, in quella che sono tutte le schede di associazione che dicono sting attenz, masse tolleranze, divieto di sosta, ma sono ridotta anche a stare generando le situazioni, non le BL, c'è che sta succedendo, anche una schede di suggerimenti. Mandi a Roberto Pizzutti, mandi grazie. Mandi. E mandi all'assessore Croattini, grazie, buone giornate, buon lavoro. Giornate. Perfetto, insomma, noi siamo in chi che l'altro frucione di Attorator, Torsione sui 90 MHz, si sente in cadi un po'.